Disney accusata di plagio. Si tratta di uno dei lungometraggi Disney più apprezzati degli ultimi anni, ma ora il buon nome di Zootropolis rischia di oscurarsi a causa di un'accusa di plagio. La causa legale è partita dall'azienda di Gary L. Goldman, sceneggiatore di Total Recall, che, per la precisione, ha parlato di violazione del copyright e anche di non rispetto di alcune clausole contrattuali. Il file depositato dalla Esplanade Productions dichiara apertamente che Zootropolis della Disney è sostanzialmente simile a Zootropolis di Goldman. Hanno copiato i temi, le ambientazioni, la trama, i personaggi e i dialoghi, alcuni per intero. Stando a quanto recita la denuncia, che contiene tantissimi artwork, a dimostrazione di quanto dichiarato da Goldman, il produttore avrebbe contattato la Disney per esporre la sua idea nel 2000 e nel 2009. Le accuse sono dunque tutt'altro che leggere, ma la Disney ha prontamente risposto, sostenendo, in una nota inviata a Deadline, che si tratta di falsità e che quello del produttore altro non è che un misero tentativo di considerarsi fautore del successo di un film che Goldman non ha realizzato. Ci difenderemo contro tutto questo in tribunale, si chiude la difesa della Disney, che comunque, come sottolinea lo stesso sito Deadline, non avrebbe problemi a risarcire Goldman considerando il successo globale del film d'animazione, sebbene le richieste di risarcimento da parte della Esplanade Productions siano tutt'altro che lievi. Chi la spunterà?